Sarà l'estate del 2018, termine il 31 luglio, quella destinata a scrivere una pagina finale sulla quadrilatero Marche-Umbria. Sarà la fine dei lavori sulla statale 76, la direttrice Perugia-Ancona. La conferma arriva da Guido Perosino, presidente di Quadrilatero S.p.A., nel convegno organizzato a Fabriano da Confartigianato Imprese, Ancona e Pesaro Urbino. È l'occasione per tracciare le opportunità sul corridoio Istanbul-Barcellona. La Turchia porta verso ovest, Ancona al centro, con destinazione alla Spagna e viceversa. Le cosiddette trasversali, chiamate a collegare punti sulla carta geografica, che per ogni linea significano merci, sviluppo, corsa, nell'epoca del tutto e ora. Già oggi i numeri dicono che il 16% dei mezzi pesanti in transito sulla rotta Ancona-Igoumenitsa proviene dalle regioni della Spagna ed è diretta verso tutto il Mediterraneo sudorientale. Ora occorre chiudere la partita quadrilatero se lavori lungo i 21 chilometri di collegamento tra Fossato di Vico Cancelli e Albacina Serra San Quirico sono stati realizzati per l'80% e l'importo di spesa complessivo, comprese le varianti, è di 385 milioni di euro. La strada sarà interamente a quattro corsie, ad eccezione di due gallerie che come da progetto resteranno a due corsie. La cosa importante è appunto mettere in collegamento la parte, la costa est dell'Italia con la costa ovest dell'Italia. Non è più solo una questione di collegare Ancona, Perugia, Roma, è una questione di collegare la macro regione adriatica con la penisola iberica. La cosa importante è fare in modo che si possa circolare con le merci, che possano circolare persone in maniera più libera, più fluida possibile per quanto riguarda anche l'interesse del porto di Ancona con i porti del Tirreno. Stiamo scontando la difficoltà del collegamento viario, del collegamento ferroviario con un binario unico che va da est a ovest e il completamento della quadrilatero da questo punto di vista è sicuramente un'opera fondamentale. Le imprese hanno bisogno di certezza, ovviamente questo tratto rispetto alla 77 ha avuto molti ritardi, le dice la certezza ci sarà nei tempi intanto. Ma guardi, questa credo che sia una falsità, non è vero che ci sono stati molti ritardi, Quadrilatero inizia nel 2009-2010, quindi in 7-8 anni abbiamo fatto una strada quando la storia ci insegna che le strade si facevano in 30-40 anni, quindi non credo, poi una strada veramente complessa, che poi l'idea di questa strada abbia 50 anni, sono d'accordo con voi, che il varo di Quadrilatero come progetto sia stato nel 2003 è vero, ma i cantieri sono impiantati nel 2009 sia per la città nuova Foligno che per la Ancona Perugia e oggi abbiamo le strade disponibili, quindi credo che sia siamo di fronte a una cosa quasi eccezionale in realtà, quindi la vedrei per quelli che sono i fatti, non tanto per le storie che magari si raccontano. No? Ci sono stati anche alcuni problemi con le imprese. Grandi problemi con le imprese e nonostante questi consegniamo la strada. La criticità è stata quella di ben due, tre anzi contraenti generali che ahimè non hanno potuto rispettare quelli che erano stati i contratti, quindi abbiamo dovuto rivedere tutto e nonostante questo oggi si sta andando avanti bene, chiaramente con General Contractor che oggi si rivela essere anche lui stesso una carta vincente perché sta rispettando gli impegni, sta rispettando il contratto, sta utilizzando le maestranze in una maniera direi ottimale, per cui ecco che a questo punto il traguardo è veramente vicino. Siamo messi molto male per quanto riguarda la trasversale Ancona-Roma, mare Adriatico-Mar Tirreno, siamo messi male con le ferrovie, siamo messi male con i collegamenti aerei, quindi l'unica nostra speranza a questo punto sono le strade e le strade che sono state costruite con la quadrilatero. E quindi riponiamo molto fiducia in questo collegamento viario, soprattutto perché siamo convinti che possa attivare una serie di sinergie tra il porto di Ancona, che come si sa sta crescendo moltissimo, e il porto di Civitavecchia. Fabriano si trova assolutamente al centro sulla Perugia-Ancona, la quadrilatero, i tempi pare siano stati definiti luglio 2018, che tipo di opportunità, conseguenze potrà portare questa infrastruttura viaria che dopo anni e anni pare veda la luce?
ora questa strada ce l'abbiamo, dobbiamo iniziare ad utilizzarla facendo attenzione anche a diventare attrattivi sul territorio e non, per non correre il rischio di essere un po' bypassati, no? Noi abbiamo un po' questo timore che sulla direttrice Ancona-Perugia Fabriano possa diventare una città che venga bypassata dalla strada, quindi noi dovremmo essere anche bravi a fare marketing territoriale e fare in modo che le persone utilizzino questa strada per arrivare a Fabriano e non per andare da Fabriano da qualche altra parte. Il tema è cosa farne dopo con questo collegamento che a questo punto si allarga sulla direttrice Istanbul-Barcellona. Sicuramente sì, questa è una partita molto importante che le istituzioni dovranno seguire, in quanto si prevedono notevoli flussi di merci e quindi sicuramente il collegamento veloce permetterà una maggiore dinamicità nei collegamenti e quindi negli scambi commerciali.